Siete proprio voi i pesci della prima decade che faremo davvero fatica a capire in questo 2023. Non che sia necessariamente un male, Saturno infatti si troverà da marzo in poi a transitare sui vostri gradi e questo vi renderà più saggi, meno impulsivi, più attenti e maturi e soprattutto desiderosi di ottenere dei risultati ambiziosi, concreti. Sì, parlo proprio di voi, che di solito di concreto non riuscite ad accettare nemmeno la bolletta della luce. Quindi questo Saturno porterà qualche restrizione, qualche momento di solitudine e malinconia, ma questo proprio non mi preoccupa. Più che altro a fare la differenza sarà la necessità di mettere quella testolina creativa su dei file di Excel e in generale su progetti a lungo termine che richiedono tutta la vostra attenzione logistica. Per fortuna da maggio in poi ci sarà Giove, il pianeta della felicità, ad aiutarvi. L'amore c'è, ci mancherebbe, sarebbe proprio impossibile il contrario per un segno come il vostro. Il fatto è che questo amore vuole essere concretizzato, oppure siete voi, presi ancora più del solito dall'ansia di perdere quello che avete, ad essere pronti per la prima volta a mettere firme e a stipulare mutui trentennali. Sei stato l'unica decade del segno dei pesci a scampare alla quadratura lunghissima di Marte, che per tutti gli altri ha significato un'astinenza da monaco tibetano. Adesso, con anche Giove a favore dal mese di maggio, proprio quando gli ormoni si risvegliano insieme alle marmotte, sei pronto a diffondere amore anche sotto le coperte. Giove vi fa benissimo anche dal punto di vista delle amicizie, ma a differenza del solito ricercherete amici solidi con i quali confrontarvi, perché entrando in un ambito nel quale non siete particolarmente ferrati come l'organizzazione saturnina, avete più bisogno di guide che non di compagni di sbronze. Saturno nel tuo segno zodiacale ti mette in riga anche dal punto di vista del benessere, anzi potrebbe portare stanchezza e un senso di responsabilità che pesa proprio sulle spalle, ma te lo assicura l'astrologa. Per combatterlo è bene mettersi subito in testa che ci vuole una certa organizzazione rigorosa, anche per quanto riguarda l'alimentazione e l'attività motoria. Sarà bene stare attenti a come vivrete questo Saturno, che se da un lato vi vuole particolarmente determinati nel raggiungere dei risultati lavorativi, dall'altro economicamente potrebbe portarvi ad un periodo di restrizioni. O forse, cosa più probabile, le restrizioni ci saranno a fronte di un investimento molto importante che avete deciso di prendere in considerazione. Questo sarebbe proprio il massimo. Una volta che avrete finalmente debellato Marte e vi sarete ripresi tutte le vostre energie, potete contare sull'appoggio di Urano e Giove per rimediare del tempo perduto. In effetti questa quadratura di Marte ve la portate dietro già dalla fine dell'estate scorsa e nonostante voi siate un segno zodiacale molto capace di divertirsi anche restando confinato nei centimetri quadrati del vostro cervello, avete proprio bisogno di tornare a urlare di felicità. Marte vi rende fino alla primavera solitari e sonnolenti, ma decisamente poco audaci anche col partner. Con l'arrivo della primavera vi abbandonerete però al godimento sfrenato delle energie, soprattutto alla messa in pratica senza paura di tutte le vostre idee. Così vi voglio creativi e innovativi. Se la quadratura di Marte vi ha resi spesso allergici alle fusioni con il vostro partner, dalla primavera tornerete a voler cinguettare come delle cinciallegre in amore. Anzi, tutte le occasioni che vi siete lasciati scappare negli ultimi 6 mesi le andrete a recuperare come con il retino per i granchi. Anche per quanto riguarda la vostra vita erotica, ci sarà da recuperare, cari pescioloni. Marte in quadratura vi ha visti sbuffare ogni volta che il partner guardava ammiccando e iniziando a spogliarsi. Per questo dovrete impegnarvi per farvi perdonare, ma sono sicura che nella vostra grande fantasia ci sia spazio anche per dei sogni erotici davvero manuali. Giove a favore, soprattutto durante l'estate, vi darà tanta ma tanta voglia di farvi dei nuovi amici e anche con quelli vecchi di andare a fare baldoria. Quindi insomma non vi preoccupate se ancora a gennaio preferite un librone o una serie TV piuttosto che un'uscita con le amiche di sempre, poi migliora. Torniamo sempre a quel Marte che per diversi mesi vi ha proprio stremati. Di andare in palestra se ne riparlerà dopo parecchie settimane dall'inizio del 2023, perché prima la stanchezza è da bradipi. Con Urano a favore però farete del vostro meglio per tornare a sgambettare il prima possibile. No yoga, sì triathlon. Giove, che inizia ad essere a favore da quest'anno, ma lo sarà un po' anche del 2024, fa benissimo alle vostre finanze, soprattutto di ottimo auspicio per i nuovi progetti lavorativi. Anzi, saranno proprio Giove e Urano a darvi la spinta ad osare, soprattutto quando toccherà uscire un po' dalla comfort zone di quello che avete già fatto con successo.
Ovviamente siete voi, i pesci della terza decade, ad ospitare ancora per tutto l'anno il vostro amato Nettuno che si trastulla nei vostri gradi. Abbiamo già visto questo aspetto può portare delle conseguenze molto differenti. Qualcuno ne approfitterà per amplificare la sua creativa sbarataggine. Qualcun altro invece si perderà nei meandri della confusione, come in bicicletta nel mezzo della nebbia della Valpadana. Ma se sopravviverete a Marte, che si quadra proprio a voi, e a Nettuno, direi che dalla primavera in poi potete ritenervi salvi. Poi ricordatevi sempre che è dalla confusione che nascono le idee più brillanti e geniali, e voi nella confusione ci sguazzate come dei rospetti nello stagno. Vi aspetto grandi cose, soprattutto da chi saprà sfruttare Urano, che inizia ad essere a favore per dire ad alta voce le idee più assurde. Nettuno parla d'amore, proprio quello cosmico, verso la comunità intera, e quindi non vi capiterà di certo di essere a corto di emozioni, sentimenti o lacrime di commozione. Nessuno saprà amare così totalmente, profondamente e senza secondi fini come voi nel 2023. Le principesse delle favole sono addirittura invidiose. Il periodo di Marte a sfavore ti ha decisamente lasciato un credito quanto a prestazioni erotiche date e ricevute. In tutti i casi Nettuno sarà utilissimo per trovare delle scuse meravigliose per farti perdonare. Ma anche nuove tattiche di conquista, mentre Urano non ci pensa due volte a farti spogliare anche al primo appuntamento. Gli amici avranno davvero voglia e bisogno di frequentarti, soprattutto perché sembrerai illuminato come un lampione nelle notti d'inverno e la tua saggezza ricercata come la newsletter del Dalai Lama. Insomma, ti tocca essere un leader spirituale e la cosa non ti dispiace per niente. Quando Marte se ne va, ti lascia finalmente libero di riprenderti i tuoi spazi, sia di riposo sia di esercizio fisico. Quindi, insomma, non avrai davvero più scuse e non voglio sentirti lamentare del mal di schiena dopo ore e ore passate a guardare il soffitto e a pensare all'infinito. Nettuno ti dona una grandissima creatività, che ovviamente Urano ti permette di sfruttare immediatamente dal punto di vista lavorativo. Certo, anche tu dovrai fare uno sforzo ogni tanto per tornare qui coi piedi sulla terra e soprattutto sui conti in banca. Sempre Nettuno però ogni tanto potrebbe farti perdere di vista il file di Excel delle entrate e delle uscite, ovviamente a sfavore delle seconde.